questa condizione. Ed è per questo che noi lanciamo l'allarme e sappia il governo che se ha intenzione di confermare il solito giochino del dare un po' di più ma meno di quanto previsto e non definirlo per cui un taglio, la battaglia questa volta sarà fortissima perché questa volta realmente ne va del servizio e delle cure ai cittadini. La ringrazio. Siamo all'interrogazione 3.2495, onorevole Formisano, sulle iniziative per avviare le procedure volte a coprire le carenze di organico esistenti nelle diverse sedi giudiziarie. Onorevole Aniello Formisano, un minuto. Prego. Grazie Presidente, grazie Ministro Orlando. Nella interrogazione sono contenuti abbastanza chiaramente i motivi per i quali le chiediamo di rispondere con sollecitudine. Il dato da cui si parte sono le 600.000 pratiche, i 600.000 procedimenti giudiziari a rischio legge Pinto, la legge che prevede che i cittadini possano essere risarciti in caso di ritardo di erogazione della giustizia. Quel che però non tutti sanno, e neanche i cittadini sanno, sono le carenze di organico che probabilmente sono alla base di questo dato così deprimente per un paese civile. Non dando l'11% di scoperture organiche per la magistratura ordinaria, lì vi è un concorso con i tempi che quei concorsi prevedono, quindi è comunque un dato, ma soprattutto per il circa 30% di magistrati onorari che non sono ancora nei loro ruoli, ancorché la legge preveda dei numeri chiari, e pensi bene, Ministro, perché circa il 60%, ben oltre la metà dei giudici di pace, e abbiamo tutti a mente cosa trattino oggi i giudici di pace per i cittadini italiani, il 60% dei giudici di pace non è ancora inserito in organico. Aggiungo solo en passant che se mettiamo tutti questi magistrati ordinari, onorari, giudice di pace a lavorare, probabilmente ci sarà bisogno di impiegati, quindi ci sarà la possibilità di creare Grazie. ulteriori possibilità di lavoro per i nostri cittadini. Concludo, Presidente, chiedendo Concluda al perché è già fuori Ministro tempo. a questo punto, come dire, date, se è possibile, darne in questa sede, su cui le coperture di organico La saranno ringrazio. realizzate. Ministro Orlando della Giustizia ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, grazie onorevole Formisano. Tengo a precisare che l'adozione di misure strutturali a sostegno degli uffici giudiziari attraverso politiche di valorizzazione e potenziamento del personale ha rappresentato una delle priorità dell'azione del mio Dicastero, naturalmente in un quadro di scarsezza di risorse come quello che stiamo attraversando. Tra le numerose iniziative adottate, mi preme da subito sottolineare l'importanza, direi storica, del percorso di riqualificazione del personale amministrativo della giustizia, avviato lo scorso 19 settembre per la copertura di 1.770 posti, destinato a cancellieri e ufficiali giudiziari. È un impegno che avevamo assunto da tempo, il quale interviene dopo troppi anni di assoluta stagnazione e che rappresenta un primo passo verso il riconoscimento delle professionalità del nostro personale amministrativo. A questo primo passo seguiranno infatti altri interventi di riqualificazione.